Che vivace la partita, molto aggressiva. Sì, si parte Aquilani col suo destro, pallone in mezzo, arriva in corsa. No! No! Minuto e 30, ma vieni, l'Aquila è passata e il primo pallino gliel'abbiamo tirato. Vai, hai impallinato. Scusami, oh, io l'ho appena tirata fuori. Le armi. Non vorrei che sotto. Teme la Juve. Sotto. La sirena o è Chirico questa? Ha paura. Che lo ha già battuto. Pensa che pur avendoci battuto sei a meno 6. Ora Lichtsteiner in profondità, ma è sbagliato il suo affondo. Autore del gol. Oh! Felipe Melo in avanti. Vedo che arriva il corner, parla lunga, Stora riesce la buca, palla che resta lì all'altezza dell'area piccola. Gol! Pareggio! Dov'è la Juve? Pareggio della Juve su errore di Storari, forse disturbata. L'intervento sul ecco, forse disturbato Storari. C'era che Storari è disturbato, ragazzi. Prima vediamo, perché secondo me c'è fallo sul portiere. Zárate! Maurito! Ragazzi. Subito in profondità, troppo lungo per Floccari che però ci crede. Floccari, torna sul pallone, uno contro uno, limite. Floccari incrocia il diagonale. Che rischio per la Juve. Che rischio per la Juve. Allora, di calcio, Chirico. Il gol della Lazio. Guarda come si gioca al calcio. Cosa però ragazzo, bravo, non si fa mai saltare. Ma volevo dire alla telespettatrice, telespettatore, che ha detto, ma stanno facendo il pressing su Chirico. Ecco, vedi, lui come alleato c'ha Mauro, no? Io c'ho lo sposo cadavere. Poi ho lì, però abbiamo pareggiato. Non lo so, allegria. Però abbiamo pareggiato subito, dice giustamente Suma. Che dice Melli, Franco? Marcello, non ti devi innervosire, la Lazio lo sai che gioca meglio. No, questo guarda, non mi sto innervosendo per niente. E sta per concretizzarsi il risultato più caro a Mauro Suma. Ormai siete tranquilli, Mauro. Può pareggiarle tutte, dai. Allora, intanto Del Piero, domanda, ha fatto bene o no a fare la punizione? Ha fatto benissimo, fatto una grande 30 secondi alla fine. Basta sta pareggita, hanno rotto, basta pareggita. Vediamo poi in grafica tutti dal medico, della faccio Juve andare una a Torino, contro la pareggite. Diachite all'indietro per Muslera, rilancio coi piedi, 20 secondi alla fine, è scattato il countdown, resisti Lazio che manca poco, dice 15 secondi, sventagliata per Krasić che forse riesce a entrare dalla sinistra, Krasić entra, la mette in mezzo, primo pallone. All'ultimo sospiro. Allora, Muslera pensava che Krasić ce la mettesse in mezzo. Allora vi faccio vedere perché è un gol incredibile. Teodora, la vittoria di Teodora, grande! Unirsene Teodora, la Juve, grande! Tea, all together, Tea! Abbiamo Suma invece non parlato come Melli, vedo Suma e Melli distrutto. Hai chiamato anche la grafica dei pareggi della Juve. Melli, arrivassi sino in fondo a questa partita però. Intanto stasera l'abbiamo impallinato. È solo un colpo di fondo schiena. E John l'aveva detto. Ribadisco, la cosa incredibile è che quando Krasić torna nel secondo tempo, Barcellona ha vinto, Iniesta e Messi. Barcellona giocava alle 10, quindi sta vincendo. Ma di qualcos'altro.